L'improvvisa deflagrazione all'interno di un'abitazione di via Vittorio Veneto a Calatabiano stamani intorno alle 8:30 ha causato il panico tra gli abitanti della zona. L'esplosione provocata dalla fuga di gas da una bombola collocata nella cucina ricavata sulla terrazza al civico 54 ha colpito in pieno una 75enne trasportata urgentemente in ambulanza al centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. È stato il figlio della donna in casa al momento dello scoppio a chiedere l'intervento dei sanitari del 118. L'anziana ricoverata in terapia intensiva ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 15% del corpo, sulla mano e sulla gamba destra, ma anche sul viso. La donna non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora formulato la prognosi. La deflagrazione, oltre a causare l'esplosione delle vetrate dell'abitazione, ha coinvolto anche l'attiguo istituto comprensivo Macherione. Quattro aule dell'edificio interessate dall'onda d'urto sono state dichiarate inagibili. Sono andate in frantumi infatti tutte le vetrate delle aule, dove solo per fortuna all'interno non vi era ancora nessuno degli alunni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e i carabinieri di Calataviano. I primi hanno messo in sicurezza innanzitutto l'abitazione e subito dopo hanno verificato i danni nella scuola. Da una prima ricostruzione, la fuoriuscita di GPL si sarebbe verificata durante la notte, causando la saturazione dell'ambiente. La deflagrazione sarebbe poi stata causata dal tentativo di accensione di un fornello.